Malgrado i libri di storia ci abbiano abituati a pensare alle guerre come allo scontro di due forze, quelle buone e quelle cattive, nella realtà tale linea è molto, molto ambigua. In alcuni casi essa persino inesistente. La guerra ha il potere di accecare l'intelletto, di annullare la sensibilità verso gli altri e di trasformare gli uomini in mostri. Luoghi isolati come il paese di Bargagli in Liguria e le sue frazioni furono un'area eccellente per il brigantaggio e il contrabbando durante lo svolgimento della Seconda Guerra Mondiale. Quella zona fu ampiamente sfruttata da un gruppo di criminali la cui specialità era il furto di bestiame, che veniva in seguito macellato e rivenduto clandestinamente. Per tale ragione il gruppo prese il nome di Banda dei Vitelli. La prima vittima di quello che fu chiamato in seguito il mostro di Bargagli fu un appuntato dei carabinieri di nome Carmine Scotti. La Banda dei Vitelli, infatti, dopo che la guerra fu vinta dagli alleati, si unì ai partigiani, in modo che i loro crimini restassero impuniti. Ma quando Scotti si operò per portare a galla la verità su di loro, denunciando alcuni appartenenti della banda al tribunale di Chiavari, venne sequestrato, gli furono cavati gli occhi e fu legato ad una stufa accesa, prima di essere ucciso il 14 febbraio del 1944. L'anno dopo, il 19 di aprile, alcune milizie della Wehrmacht in fuga furono sorprese e bloccate da forze partigiane in un bosco vicino a Bargagli. Fra i partigiani vi erano anche alcuni componenti della famigerata Banda dei Vitelli. Le milizie nazifasciste trasportavano un tesoro costituito da banconote, gioielli, lingotti d'oro e, stando ad alcune fonti, persino documenti segreti ed opere d'arte di inestimabile valore. Il 24 aprile il mostro colpisce ancora. In una villetta di una frazione di Bargagli chiamata Sant'Alberto vengono uccisi quattro componenti della banda. I motivi non sono chiari, forse dissidi legati alla spartizione del tesoro. Il 26 aprile, durante una festa in onore della liberazione, una mina anticarro uccide altri quattro elementi del gruppo. Dopo quella data, il mostro sembrò soddisfatto ed entrò in uno stato di quiescenza, salvo poi ridestarsi molti anni dopo. Il 9 novembre del 1961 venne ritrovato il cadavere di un becchino, un certo Federico Dannanin Musso, il quale, ex bandito, durante la guerra, stava collaborando con la magistratura che, dopo anni, aveva riaperto le indagini sulla Banda dei Vitelli. Musso fu ucciso a colpi di spranga e fu da questo momento che si iniziò a parlare a chiare lettere del mostro, come una maledizione colpì sistematicamente tutti coloro che ebbero a che fare con la banda e con il tesoro. Sempre a colpi di spranga fu uccisa il 17 dicembre del 1969 un'ex staffetta partigiana, Maria Assunta Balletto, il cui corpo fu scoperto dall'amica, anch'essa una ex partigiana, Maria Ricci. La stessa Ricci verrà quasi uccisa in modo analogo il 24 settembre dell'anno dopo. Sebbene sopravvissuta, rifiutò di fornire dettagli sul suo o sui suoi aggressori, terrorizzata da possibili ritorsioni. In aprile, Cesare Moresco, campanaro della chiesa, fu trovato morto a seguito di una violentissima serie di bastonate. Probabilmente il mostro era persuaso che Moresco fosse in possesso di qualcosa che gli interessava, poiché la casa del morto fu trovata devastata. Sette violenti colpi fracassarono poi il cranio all'ex partigiano Gerolamo Canobbio, trovato cadavere il 13 novembre del 72. Come Maria Ricci, anche egli era scampato a un precedente tentato omicidio, proprio sotto a casa sua, ma non aveva mai voluto fornire alcun aiuto alla polizia per scoprire il colpevole.
L'anno successivo, il 23 marzo, toccò all'amante di Canobbio, tale Giulia Viacava, il cui corpo fu trovato nella stessa strada di campagna sulla quale fu ucciso l'ex partigiano. Le indagini si fanno sempre più serrate e pressanti, fino a quando, da tutta quella oscurità e da quella morte, non emerse un nome, quello di un disertore dei carabinieri che nel 1944 decise di unirsi ai partigiani, Francesco Pistone. Mentre l'inchiesta si stringeva attorno a Pistone, uno dei testimoni chiave del processo fu trovato impiccato il 25 gennaio del 76. Si trattava di Pietro Cevasco, noto per essere stato anch'egli un amante di Giulia Viacava. Fu subito chiaro agli inquirenti che il suicidio era stato solo inscenato per creare un depistaggio. Proprio quando le indagini capitanate dal sostituto procuratore Luigi Carli stavano per dare un qualche esito, l'inchiesta fu chiusa per via delle forti pressioni del Partito Comunista Italiano, in connubio con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, i quali accusarono Carli di voler mettere la resistenza in cattiva luce. Tale imposizione diede modo al mostro di preparare altri delitti. Carlo Spallarossa, 18 giugno 1979, ucciso con il solito metodo e gettato in un burrone. Nel novembre del 1980, un contadino di nome Francesco Fumera, benché ferito da colpi di fucile, si rifiutò di collaborare con gli investigatori. Nello stesso anno Carmelo Arena fu anch'egli raggiunto da diversi colpi di fucile. Morirà 5 giorni dopo, il 25 dicembre, anche lui senza dire una parola sull'identità dell'assassino. Il 30 luglio del 1983 fu trovata senza vita la baronessa Anita De Magistris, vedova di Paul Drews, un ufficiale della Wehrmacht rimasto ucciso il 19 aprile del 1944 durante l'assalto partigiano che rivelò il tesoro maledetto. La baronessa aveva in animo di scoprire di più sulla morte del marito e per tale ragione si era trasferita a Bargagli, dove svolgeva il ruolo di direttrice del coro parrocchiale. Era invece il 20 marzo del 1985, il giorno in cui, in una baracca alla periferia di Bargagli, fu trovato il cadavere di un uomo impiccato ad una trave. Quell'uomo era Francesco Pistone, colui che negli anni 70 fu indagato per gli omicidi del mostro. Da quel momento in poi gli omicidi cessarono e il mostro, chiunque fosse o chiunque fossero, tornò a dormire. Questa volta per sempre.